Noi lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma. Questo è quello che accade in Veneto. E altro aspetto che chiediamo è quello della difesa di un progetto che abbiamo, che è quello, guardate, nel rispetto delle idee di tutti. In Veneto abbiamo due correnti di pensiero che ormai sono maggioritarie: l'indipendentismo, cioè l'indipendenza del Veneto, e l'autonomia, l'autonomismo. Indipendenza vuol dire il Veneto si stacca e va via per conto suo, diventa uno Stato. L'autonomismo vuol dire il Veneto diventa come Trento o Bolzano, cioè 9 decimi delle tasse restano qua. Quindi se restano 9 decimi delle tasse, chiamiamo i garrei d'oro e potremmo dargli a tutti il sussidio anche se li va a lavorare. Purtroppo oggi che dormi i romani, chi ne ho di buoni come cavallette della Bibbia. Allora, proprio in virtù di questi due temi, autonomismo e indipendentismo, chiediamo ai sindaci, nel momento in cui comunque arriverà un referendum, di sostenere questo. Perché noi vogliamo che siano i cittadini a decidere il futuro del Veneto, e non che sia il Parlamento o qualcuno a Roma, anche perché qui no, sicuramente non ne dà la mano.